cosa. Io ho iniziato a guardare queste cose non da tantissimo tempo, quindi io non mi dichiarerei un esperto. Quindi oggi vi racconto esattamente quello che facciamo con queste persone che sono, ci sono un paio di studenti laureando, un assegnista di ricerca e un ricercatore. Dunque, entro direttamente nel problema, vi racconto quello che facciamo, vediamo se riesco. Allora, il punto è la materia oscura, che cos'è? Questo qui è un disegnino estremamente semplificato della Via Lattea. Questa qui sarebbe la nostra galassia e il nostro sistema solare abita in una regione estremamente periferica della galassia, molto insignificante, non è né vicino al centro, niente di particolare. È in una periferia anche piuttosto poco illuminata rispetto alla parte centrale della galassia. Nella zona centrale della galassia c'è una grandissima quantità di stelle e una grandissima quantità di massa, evidentemente queste stelle portano una massa enorme, mentre via via che si va verso la periferia, questa parte azzurrina qui che è un po' più sbiadita della parte centrale, la quantità di stelle diminuisce e quindi diminuisce anche la quantità di materia in giro e noi siamo da qualche parte su una parte, sull'esterno di questa gigantesca spirale. Il punto è questo, si sa calcolare, vi sembrerà strano, ma si sa calcolare con una certa precisione quale dovrebbe essere la velocità delle stelle intorno al centro di questa galassia. Non vi ho detto che questo sistema ruota, va bene? Ad esempio il nostro Sole, che è la stella intorno alla quale i pianeti del sistema ruotano, lui stesso ruota con un periodo gigantesco intorno al centro della galassia, forse è completamente fuori di misura. Diciamo, la velocità con cui si muove il Sole e altre stelle sono delle cose calcolabili. In particolare sono calcolabili sulla base della stima della massa che c'è nella galassia, nel centro e nell'esterno della galassia. E la stima delle masse la si può fare, per esempio, risalendo la massa dalla luminosità delle stelle in modi che non sono neanche particolarmente inaccessibili. Diciamo che una buona parte di questo calcolo si può fare all'interno di un esame di fisica generale 1. La velocità del Sole è quindi, come vi dicevo, calcolabile, è quella osservata è sensibilmente più grande di quella calcolata. Adesso voi potrete pensare, vabbè, figurati, questo calcolo sarà sbagliato di brutto, l'ha fatto quello di fisica 1, cioè, non è così, ci sono passati tantissimi anni per mettere a punto queste cose e vederle nel dettaglio. I calcoli sono giusti, semplicemente il Sole va troppo forte, 220 km al secondo rispetto ai 160 km al secondo stimati, e va troppo forte sulla base della quantità di materie che ci si aspetta essere responsabile del moto del Sole. E il Sole si muove perché c'è una trazione gravitazionale al centro della galassia, nello stesso modo per il quale la Terra si muove intorno al Sole, perché c'è una trazione intorno al Sole. Allora, il fatto che questa velocità sia calcolata così male non è chiaro che non significa che c'è qualche errore da qualche parte di segno, ma vuol dire che è stata stimata male la massa che c'è in giro. Questo è il vero problema. Allora, diciamo, dopo anni di sofferenza si è arrivati a un modello abbastanza chiaro. Evidentemente non stanno le cose così. Non ci sono stelle luminosissime al centro della galassia e poi dei bracci un po' meno densi di stelle, basta, è il vuoto. In realtà siamo tutti quanti necessariamente immersi in una cosa che chiamiamo materia oscura, e il motivo per cui si chiama oscura non è trascendentale in nessun modo, è oscura perché non si vede. E anche i pianeti sono materia oscura, si è parlato di pianeti prima, il pianeta o ha una luce riflessa da qualche stella vicina, oppure se è una roccia che sta lontana da stelle, insomma, immaginate materia che sta sparsa in giro nella galassia, lontana da tutto, anche quello. Questa materia oscura non è riconducibile a quello che ho appena detto,
non è, si è pensato che la materia oscura possano essere polveri, rocce, pietre, cose insignificanti che stanno in giro, che se fai la somma di tutte queste robe qui che non vedrai mai, mentre le stelle si vedono, si potrebbe ricostruire la massa mancante e far tornare questa velocità di cui vi parlavo prima. E invece no, anche facendo tutti gli sforzi di mettere insieme la massa di tutte, diciamo, tutto quello che si può stimare essere dovuto a frammenti che ci sono in giro, non si riesce, non c'è sempre una quantità che manca, sono troppo veloci. E quindi questa materia deve essere di altro tipo. Materia oscura significa chissà, a dire la verità non si sa bene, potrebbero essere delle particelle microscopiche che portano un certo quantitativo di massa e che sono lì come dei relitti dell'esplosione primordiale che chiamiamo Big Bang. Potrebbero essere delle particelle molto pesanti o molto leggere, diciamo, c'è un intero spettro di possibilità e quindi la gente brancola un po' nel buio, come, cioè, si prendono un po' tutte le possibilità in esame e si cerca di capire che cosa mai potrà essere. Una cosa è sicura, se è fatto di particelle, immaginatevelo proprio nel senso più elementare del termine, dei corpuscoli che sono sospesi e che voi non potete vedere, perché sono molto poco interagenti con tutto il resto della materia, una materia che non interagisce, se fosse una materia fortemente interagente l'avreste già vista, invece il fatto che si nasconde così bene, se ne vedono gli effetti gravitazionali, ma non si vede, significa che evidentemente o interagisce solo gravitazionalmente, quindi si vedono solo gli effetti dovuti alla sua massa, oppure se ha anche altri tipi di interazione, sono interazioni molto deboli, quindi non vi potete aspettare di vederlo facilmente queste particelle. Tuttavia immaginate che sono lì e sono distribuite in questa stanza con una certa densità, sono ovunque, e noi ci stiamo muovendo in questo mare di particelle di materia oscura. Adesso, queste particelle di materia oscura possiamo immaginare che abbiano, per certi motivi che non vi sto a dire perché non abbiamo tempo, possiamo immaginare che abbiano una piccola velocità, si muovano fra di loro, adesso quanto piccola questa velocità possiamo ragionare, ma tuttavia noi siamo dei viaggiatori, perché noi siamo sulla Terra, la Terra gira intorno al Sole, e la Terra gira intorno al Sole molto rapidamente, 30 km al secondo non sono poca roba, il Sole viaggio a 220 km al secondo, quindi noi siamo dei viaggiatori nel cosmo a una velocità immane, in questo momento, solo che non ci accorgiamo di esistere, non siamo, vabbè. Noi ci stiamo muovendo in questo mare di materie, di particelle, e quindi siamo nella stessa situazione di una persona che gira in una Jeep, abbassa il lunotto davanti, prende il vento in faccia, identico. Quindi ci muoviamo in questo mezzo e abbiamo un vento di queste particelle che ci viene addosso. Allora il punto è, supponiamo che si possa rivelare l'effetto di questo vento, va bene? E non solo, ma capirne anche la direzione del vento, no? Noi sappiamo che ci stiamo muovendo in una particolare direzione, il Sole si muove verso il cigno. C'è una costellazione, se guardate il cielo, c'è una costellazione, si chiama costellazione del Cigno, si identifica, se comprate qui un bel libro di astronomia lo trovate subito. E voi andate nella direzione del Cigno, quindi sapete che state andando in quella direzione lì, e c'è questo vento, vi aspettate che sia contro la direzione in cui voi andate. Quindi si tratterebbe adesso di capire se si riesce a mettere su un rivelatore, uno schema di rivelazione perlomeno, che possa far pensare che saremo in grado di non solo sentire i colpi che ci dà questo vento, perché il vento in faccia lo sentiamo, ma il vento in faccia lo sentiamo perché noi interagiamo con le particelle dell'aria. Le particelle dell'aria ci sbattono sulla fronte e noi abbiamo una percezione nervosa che chiamiamo vento. Il problema della materia oscura è che ci passa attraverso il cranio, nel senso che interagisce pochissimo con le particelle di cui siamo fatti, e quindi non è la stessa cosa che sentire il vento in faccia. Il principio è uguale, le interazioni sono diverse. L'interazione con l'aria è un'interazione di cui avete totale
esperienza, l'interazione con le parzelle della tela oscura è un'interazione difficilissima da chiappare. Allora noi vogliamo vedere questo evento. Il problema è come si fa a vederlo. Ci sono tantissime possibilità. Noi qui a Roma stiamo pensando, ecco, questo è lo schema che vi dicevo prima, mi interessa farvelo vedere. Questo qua è il Sole. E il Sole si muove a 220 km al secondo nella direzione del cigno, che è questo disegnino, questa qua. Questa è la Terra, guardate un po'. La Terra gira intorno al Sole, ma fa un piano rispetto al piano in cui il Sole gira intorno al centro della galassia, che ha un angolo di circa 60 gradi. E diciamo che quello che succede è che, per esempio, per un periodo dell'anno la vostra la velocità con cui ci muoviamo tutti intorno al Sole si compone, si somma ai 230 km al secondo in questa direzione. In un altro periodo dell'anno la velocità vi apparirà opposta. Quindi in un semestre, diciamo così, stiamo andando un po' più forte di 230 km al secondo, e nell'altro semestre, poiché andiamo nella direzione opposta proiettata sul piano del Sole, andiamo un po' più piano. Tuttavia, sempre forte, si va. Questa è la cosa. Allora, noi qui stiamo pensando, scusate tutto questo, sto riciclando delle trasparenze. Allora, noi stiamo pensando a questo schema di rivelazione. Adesso, allora, abbiamo questa idea, che vi dico subito, che potrebbe essere pure sbagliato, però visto che qui lo scopo era dimmi che cosa stai facendo in questo periodo, io vi dico proprio che cosa stiamo facendo in questo periodo. Non lo so se funzionerà, però la domanda era questa, quindi non vi faccio un seminario generale, vi dico quello che stiamo facendo. Allora, noi siamo andati a guardare quello che fanno i nostri colleghi di materia condensata e siamo rimasti molto affascinati da queste strutture che si chiamano nanotubi di carbonio. I nanotubi di carbonio sono dei tubicini la cui composizione è sostanzialmente carbonio, come dice la parola stessa. E questi tubicini si possono far crescere su delle basette come delle spirine. Guardate come sono ben allineati. Allora vi do le proporzioni della faccenda. Questa qui è una basetta con tanti tubi di carbonio messi sopra. Questi tubi di carbonio sono alti circa 100 micron, significa 100 per 10 alla meno 6 metri, 10 alla meno 6 metri, 10 alla meno 4 metri, insomma è una robina molto piccola. Si vedono al microscopio. E dopodiché hanno un diametro, vedete qui neanche si vede in questa immagine al microscopio, hanno un diametro che dipende, insomma può andare sui 10 nanometri, ancora meno, nano significa 10 alla meno 9 metri. Quindi sono delle strutture, sono dei microtubi. Questi microtubi se ne possono fare a miliardate su queste basette, vedete, diventano delle spazzole proprio di microtubi di carbonio. Adesso voi mi chiederete che diavolo c'entra questa cosa dei microtubi di carbonio. Allora, noi facciamo la seguente ipotesi, che non è neanche un'ipotesi così astrusa. L'ipotesi è che le particelle di materia oscura, in realtà, un po' di interazione con il nostro mondo ce l'hanno. Perché se noi diciamo che l'interazione è solo di tipo gravitazionale e quindi la materia oscura sta lì ed è responsabile del movimento del Sole fuori velocità, eccetera, siamo finiti. Se però supponiamo che la materia oscura un po', ogni tanto, raramente, interagisca con le cose del nostro mondo, allora ci abbiamo una speranza. E quindi, come funziona? È come lo spiritismo, no? Noi siamo qua, facciamo una seduta spiritica, il tavolino si alza, si muove, dice ma che cos'è che lo fa muovere? Allora, nella questione dello spiritismo c'è il fantasma. La materia oscura è la stessa roba, cioè una particella che praticamente si comporta come un fantasma e dà un colpo, va bene, su un nanotubo di carbonio. Arriva il fantasma di materia oscura, noi ci stiamo muovendo 230 km al secondo in questo vento. Non succede mai che una particella di materia oscura interagisca con questo corso di carbonio, ma rarissimamente succede. E che cos'è? Uno di questi nuclei che compongono il tubo a un certo punto va a sbattere frontalmente su una di queste particelle di materia oscura e si sposta, esce, viene scalzato dalla superficie del nanotubo di carbonio perché prende una botta. È come se uno vedesse la cosa, immaginate che voi siete minuscoli, state nel nanotubo, guardate la superficie del nanotubo. C'è
cioè avete una pazienza bestiale, dopo un certo numero dopo un tempo lunghissimo, vedete uno di questi nuclei di carbonio che esce dal nanotubo. E dice, ma scusa, ma che è stato? Chi è che ha fatto uscire il nucleo? È stato un urto con una particella della materia oscura, quel rarissimo urto che voi avete visto lì dentro. Adesso poi mi chiedete, vabbè, questa è una cosa disperata, perché stai dicendo che è un rarissimo urto, che le cose sono rare, cioè, però, attenzione, dipende, perché le cose è vero che sono rare, sono rarissime, in modo, però dipende quanti di questi nanotubi fate crescere, quanti chili di questa sostanza mettete a disposizione degli ultimi. Quindi le cose sono rare, ma se ci mettete molto materiale lì, è possibile che da qualche parte succeda questo fenomeno di spiritismo, cioè il carbonio salta fuori dal nanotubo senza sapere perché. Adesso che succede? La nostra idea è questa, quindi non so come sto col tempo, forse è già finito. Ho finito? Sì, probabile. È probabile. Allora, finisco con quello che è. La nostra idea è questa. Questo è un nanotubo di carbonio. Adesso ci ho fatto un disegnino, non si vede benissimo. In questo punto A arriva una di queste particelle di materia oscura e dà un colpo al nucleo di carbonio. Il nucleo di carbonio viene scalzato e può uscire in tante direzioni all'interno del tubo. Per esempio, il nucleo può prendere una. Se la particella di materia oscura arriva così, di fronte alla lavagna luminosa, il nucleo di carbonio prende un colpo e va dall'altra parte, rimbalza da qui, dall'altra, va a colpire un'altra faccia del tubo, e poi un'altra ancora, immaginate. Prende un colpo, ta 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 ta, e passa in quella spazzola. Però supponete che il colpo viene dato non nella direzione del diametro del tubo, ma viene dato in una direzione che è il più parallela possibile all'asse di questo nanotubo. Allora, che cosa può succedere? Può succedere questo fenomeno che stiamo studiando, cioè stiamo facendo dei calcoli per vedere che succede. Quello che stiamo studiando è la possibilità che questo nucleo di carbonio cominci a rimbalzare dentro il tubo. Cioè, il tubo gli fa da guida, quindi il nucleo comincia a sbattere sulle superfici, quindi quando c'ha l'angolo iniziale giusto viene guidato e alla fine esce, dopo 100 micron esce. Allora la domanda è, ma perché fai questa cosa? Adesso, la chiusura è questa, ritorno alla diapositiva, guardate, questi sono tutti paralleli. Immaginate di avere un tappeto gigantesco di questi nanotubi e li mettete tutti quanti in una certa direzione. Supponete di metterli nella direzione, di mettere la lunghezza del nanotubo nella direzione ortogonale al moto verso il cigno, che vi dicevo, ortogonale al moto verso il cigno, a 90 gradi. Diciamo che la maggior parte degli urti con la materia oscura faranno spostare i nuclei di carbonio nella direzione della spazzola, ma faranno passare i nuclei di carbonio lì, e quindi non li vedrete mai, non usciranno. Se a un certo punto girate questo apparato e vi mettete con l'asse dei tubi nella direzione del cibo dove vi muovete, c'è la possibilità che avvenga questo fenomeno. Questo fenomeno qui, cioè che il carbonio comincia a sbattere nel tubo ed esce. Adesso voi vi dovete mettere là fuori e lo dovete aspettare. E dovete sapere come rivelarlo, dovete sapere con che energia arriva, dovete calcolare tutte queste cose qua. Vi mettete e aspettate, e per fare questo ci vuole un calcolo. Bisogna sapere quanti eventi ci si aspetta, quali sono le caratteristiche di questi eventi, e quello che stiamo facendo è questa roba qui, cioè stiamo cercando di capire, di calcolare se questo tipo di esperimento fatto per i nanotubi di carbonio può aver senso o no, quanto costa, quanto, come realizzarlo e eventualmente se tirarci fuori qualcosa. Questo risponde alla tua domanda. Grazie.